Allora, con il termine specismo si fa riferimento a un atteggiamento discriminatorio da parte di noi umani nei confronti degli altri animali. Quando parlo di mucche, balene, polli, pulcini, cani, gatti, insomma, uso il termine altri animali o animali non umani, visto che anche noi esseri umani siamo animali. Ok? Quindi lo specismo è quell'atteggiamento discriminatorio che parte, che nasce da noi esseri umani nei confronti degli altri animali. Ed anche quella credenza secondo cui alcune specie animali sono più importanti di altre. Quindi, ad esempio, io penso che la vita dei cavalli valga di più di quella dei maiali, o la vita dei cani vale più di quella dei piccioni. Un atteggiamento specista, una mentalità specista fa sì, permette a posti come allevamenti, zoo, circhi con animali, acquari, fattorie didattiche, bioparchi, mattatoi, attività come la caccia e quant'altro, di esistere, no? Quindi non riteniamo assolutamente gli altri animali individui con un proprio valore, una propria individualità, una propria personalità e il loro diritto alla vita, no? A questo si contrappone l'antispecismo, che è invece un movimento filosofico, una filosofia, che riconosce invece gli altri animali come individui, come persone, non umane, ma pur sempre persone, pur sempre individui. E quindi ci si schiera contro ogni realtà in cui vengono riconosciuti invece come oggetti, in cui vengono sfruttati contro la loro volontà, uccisi e quant'altro. Se, alla luce di questo, se pensiamo a com'è la società in tutto il mondo, mi sentirei di dire, lo specismo è onnipresente, no? In ogni armadio, in ogni frigorifero, in ogni uscita tra amici, in ogni strada, in ogni supermercato, è veramente onnipresente. Per quanto mi riguarda, un mio pensiero, io credo che il motivo per cui tutto questo riesca a proseguire indisturbato, secondo me è, innanzitutto, l'industria agroalimentare assicura un fatturato assurdo, no? Quindi innanzitutto per soldi. Quindi chi alleva, sfrutta e uccide e vende gli animali interi e vivi o a pezzi e dopo essere stati uccisi ha un fatturato immenso, perché se parliamo di un intero pianeta che ha questo atteggiamento specista, capite bene che il guadagno economico è incredibile, no? Quindi da una parte, secondo me, beceramente, proprio chiaramente, i soldi, il fatturato. Non si vuole rinunciare a questa fetta di mercato che fa gola a un sacco di persone. E dall'altra, secondo me, penso invece a chi ricopre la parte del cliente, non si vuole rinunciare al gusto. Quindi il consumatore non vuole rinunciare a mangiarsi le salsicce, a mangiarsi le rostelle, la mozzarella fatta con il latte delle mucche, quel paio di scarpe di cuoio, quel rossetto realizzato da un brand che tortura gli animali nei laboratori e quant'altro. Per me queste due cose, quindi l'interesse economico e il non voler abbandonare le proprie abitudini, quindi parlo dei consumatori da una parte e da chi invece ci guadagna dall'altra, secondo me la colla che unisce queste cose è proprio la totale assenza di comprensione delle parole. Quindi secondo me è il linguaggio, un linguaggio che io vedo falso, ipocrita, paraculo e fittizio da parte di chi cerca di venderci le vite degli animali non umani. E poi un linguaggio molto confuso e dettato da un'assenza di consapevolezza e di presa di posizione, di impegno e quant'altro, da parte di chi invece quei corpi li consuma. Nel senso che se adesso io guardo le pubblicità che sento, non lo so, in televisione, sulle riviste, in radio, quando fanno quelle conferenze, non so, di slow food e quant'altro, si sentono delle parole, cioè si sente usare un linguaggio incredibilmente paraculo e incredibilmente falso.
che ha effettivamente poi, secondo me, cioè si sposa perfettamente, vi dicevo, tra il loro interesse economico e il fatto che la gente non voglia assolutamente rinunciare al gusto di quelli che nella loro mente per adesso sono ancora prodotti e non il risultato dello sfruttamento, della schiavitù e dell'uccisione di individui innocenti. Questa colla, secondo me, si sposa alla grande fra questi due componenti, perché capite bene che se io ho tutto l'interesse di continuare a uccidere i maiali e voi avete tutto l'interesse di continuare a mangiare il salame, io uso un linguaggio che faccia sentire a vostro agio voi, quindi vi dico: salame di maiale tranquillo. Questa è un'espressione che ho trovato in una vetrina, mi è stata mandata la fotografia proprio in tempi recenti. Prosciutto, salame di maiale tranquillo. Benessere, la parola più in voga adesso che ogni volta che la vedo mi viene da vomitare. Sostenibile, no? Bio, rispetto, made in Italy, chilometro zero. Tutte queste parole naturalmente non esistono per rispettare effettivamente o tutelare la vita degli altri animali, ma per appianare e levigare al massimo il possibile ragionamento, il possibile, come posso dire, tentativo da parte di un consumatore di fare un proprio pensiero invece indipendente, in cui ci si chiede: ma se parliamo di effettivamente un prodotto che è nato dall'uccisione, dallo sfruttamento e dalla schiavitù, possiamo veramente parlare di sostenibile, di rispetto, di amore, di metteteci quello che volete in tutte queste pubblicità di merda in cui si vede gente che balla con questi prosciutti in mano, no? Ecco, questa cosa qua va assolutamente evitata. C'era una puntata di Simpson bellissima in cui Lisa realizza veramente che la carne che ha nel piatto proviene da un individuo che è stato ucciso, e quando poi arriva in mensa, mi ricordo che comincia a fare delle domande a questa cuoca che le deve servire da mangiare, e lei, vi metto la foto qua, schiaccia questo pulsante di pericolo perché dice: sta partendo un pensiero indipendente. E questa cosa qua non deve assolutamente accadere, quindi con questo tipo di linguaggio, vi dicevo, incredibilmente falso, incredibilmente ipocrita e schifoso, si ha tutto l'interesse di tenere i consumatori in questa bolla di bugie in cui ci si sente tranquilli. Dall'altra parte, io ho anche notato che c'è una confusione circa il significato appunto delle parole, incredibile, perché a me capita un sacco di volte di sentir dire da delle persone che non sono vegan e che quindi pagano con i loro soldi affinché qualcuno uccida gli animali nei mattatoi, di dire ad esempio: sono vegan. Mi ricordo una intervista molto bella che c'è qui sul canale, che fece una mia amica che si chiama Ambra, che è una ragazza vegan ed è celiaca, e quindi aveva parlato qui sul canale della sua esperienza, e lei aveva detto: le primissime volte, diciamo i primi pensieri, le prime idee che io avevo sui vegani erano veramente molto negative, perché io ero uscita a mangiare con una ragazza che diceva di essere vegana, e quel giorno davanti a me aveva mangiato dei wurstel, tipo in un, non lo so, in un riso freddo, una cosa del genere. E lei aveva pensato: ok, questi sono pazzi completi, sono dei dissociati, e boh, lo capisco. L'avrei pensato anche io, perché la parola vegan, come la parola antispecismo, come la parola specismo, come la parola razzismo, cioè ogni parola ha un suo significato. E anche il termine vegan non è soggetto ad eccezioni, ha un significato particolare. Quindi una persona che è vegan, se si va a mangiare la pizza una volta al mese, sulla pizza non si farà mettere la mozzarella. E questo non perché lo dico io, ma perché ogni termine ha un suo significato. E secondo me prendere così alla leggera invece dei temi così importanti e urgenti come quello dello sfruttamento degli animali non umani va veramente evitato, perché vi assicuro che dall'altra parte, dalla parte dei soldi, già c'è un quantitativo di pubblicità e di occasioni per manipolare l'opinione pubblica incredibile. Secondo me, se non si conoscono ancora bene queste tematiche, e se di fatto per ora, io spero sia un momento breve per poi arrivare invece a una consapevolezza e a una presa di posizione netta, se per ora ancora invece non si è vegan e ancora si non ci si è schierati dalla parte degli altri animali, io aspetterei prima di dire delle cose, perché effettivamente se diciamo a qualcuno: io sono vegan, e poi questa persona ci vede mangiare il corpo di un maiale o ci vede mangiare un formaggio realizzato con anni di sfruttamento di una mucca o di una capra, cavoli, quello è un messaggio molto forte, e
sbagliato da dare. È come se, poi concludo, come se uno dicesse sono antifascista e sono antirazzista, però quella volta al mese mi fa proprio piacere andare a Casa Pound, ma solo una volta al mese, perché c'è quel clima frizzantino, cioè non vuol dire niente. Il linguaggio per me ha veramente una grande importanza e le parole hanno un significato, hanno veramente un significato, cioè rispetto vuol dire rispetto. Se io stupro una persona, se io uccido una persona, uccido un individuo, o lo rendo prigioniero e poi lo ammazzo contro la sua volontà, che l'individuo sia umano o non umano, non lo sto rispettando. E se scriviamo sostenibile a caratteri cubitali su una confezione di uova, non significa assolutamente che quella cosa lì sia sostenibile. Non è affatto sostenibile da un punto di vista etico, perché non c'è un modo etico per sfruttare la vita degli animali non umani. E chi prova a farci credere il contrario c'ha un interesse sotto, che è quello economico. Cioè, non c'è proprio nessun altro motivo. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video e se per caso ancora non siete vegan, vi lascio qua sotto un po' di letture veramente molto fighe per approfondire l'argomento, anche qualche volantino in PDF che potete scaricare gratuitamente da siti, altri link utili e anche dei documentari. Approfondite l'argomento se lo trovate interessante, perché oltre ad essere interessante è anche giusto. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, vegan.